A Roseto degli Abruzzi ci sono polemiche a causa dei frequenti malfunzionamenti di alcuni semafori nel territorio comunale, in particolare sulla statale 150 a Voltarrosto in via Adriatica a Roseto Nord. I cittadini, ma anche l'opposizione comunale, chiedono investimenti urgenti per la manutenzione dei semafori in alcuni casi assolutamente fatiscenti. Siamo ad agosto, quindi settimana di Ferragosto, siamo ancora fermi come tanti mesi fa. Io ho presentato a suo tempo una mozione proprio per destinare i soldi del TRED di Santa Petronilla a sistemare gli impianti semaforici e ad oggi siamo ancora così, con semafori attaccati con fascette, scotch, corde, strisce pedonali inesistenti, non sono state rifatte. Il tema della sicurezza non interessa a questa amministrazione, ma già l'ha dimostrato ampiamente, perché io credo che un semaforo dia tranquillità al cittadino che attraversa, la persona anziana, la mamma col bambino, a tutti, da tranquillità, e tra l'altro è un biglietto da visita per una città turistica. Oltre alla questione semafori, per la consigliera di opposizione Teresa Ginoble c'è anche la problematica legata alla carenza di agenti di polizia municipale. Anche questo per la sicurezza della città, perché penso che vedere in giro un vigile, soprattutto nel periodo turistico ma anche in quello invernale, dia sicurezza al cittadino e al turista. Non si possono fare le variazioni di bilancio per assumere dei vigili stagionali a luglio. E lo stesso per gli impianti semaforici, perché loro hanno fatto le variazioni di bilancio di 48.000 euro, quindi una somma non importante per i semafori, perché penso che ce ne vogliano molti di più per sistemare tutti gli impianti semafori, ma soprattutto per i vigili, quando gli altri comuni si muovono almeno dal mese di marzo-aprile per avere sul territorio i vigili stagionali, almeno quelli stagionali.